Puoi sentire le onde che ti sfiorano. Ti svegli e vedi che sei un gigante in mare. Inizia a gocciolare tanta acqua, come pioggia. Sei molto più alto della Statua della Libertà. Ti guardi le mani e le confronti con un piccolo chiosco di hot dog sotto di te. Lo raccogli e te lo metti sul palmo della mano prima di schiacciarlo accidentalmente. All'improvviso senti una leggera puntura alla caviglia. Guardi in basso e vedi che alcune persone ti stanno spingendo via, mentre la maggior parte delle persone scappa via per la paura. Alcuni ti stanno scattando delle foto, mentre altri ti urlano di andartene. Fai un passo verso la strada principale e schiacci un'auto vuota. Le persone sotto di te si disperdono come formiche. Cammini per la città e noti che c'è un enorme muro che la circonda. Cammini schiacciando tutto ciò che incontri. Vedi altri giganti alzarsi all'orizzonte nel mare e camminare verso la città barricata. Qualcosa vi chiama verso la città. Ci sono molte persone sulle mura e suonano l'allarme. Più persone si uniscono a loro per difendere il muro. Altri evacuano e si nascondono in piccole buche. Noti che alcuni giganti hanno caratteristiche molto strane e arti sproporzionati. Alcuni camminano a quattro zampe, mentre altri hanno braccia molto lunghe che possono raggiungere qualsiasi cosa. Ti muovi un po' quando per sbaglio quasi calpesti una donna. È immobile. La prendi in mano e te la porti all'altezza degli occhi. Entrambi mantenete il contatto visivo. La metti sulla tua spalla mentre gli altri giganti ti passano accanto. Ti spingono mentre tu rimani fermo. Sfondano le mura senza alcuno sforzo e distruggono la città. Per qualche ragione sei uscito da questa trance che ti stava attirando in città. Ti giri e torni verso il mare con la donna ancora sulla tua spalla. Raggiungi le acque più profonde e cammini. La donna è spaventata e non sa cosa fare. La metti su una piccola isola e la fissi. Non può vedere il sole perché la tua testa è di intralcio. Per un po' la lasci lì mentre ti crogioli al sole, cercando di capire perché sei su questo pianeta e cosa ti ha spinto a voler salvare questa donna. Arriva la notte e ti viene sonno. La donna si addormenta sotto un albero. Stai fermo mentre le onde ti cullano avanti e indietro. All'improvviso le onde si fanno più agitate e senti qualcosa che si muove nell'acqua. Ti guardi intorno, ma è troppo buio per vedere cosa sta succedendo. Prendi rapidamente la donna e la metti sulla tua spalla. Lei si sveglia. Vedi i giganti nuotare e camminare verso di te urlando. Cominciano a inseguirti, cercando di raggiungerti. Cammini più veloce che puoi, agitando l'acqua e scuotendo il fondo dell'oceano. Vedi davanti a te una nave da carico e la sposti di lato per non danneggiarla. Ma i giganti che ti inseguono non sembrano preoccuparsi della nave e la affondano mentre cercano di raggiungerti. Senti di aver raggiunto acque meno profonde e quindi inizi a correre. Sei in un nuovo paese che è stato raso al suolo dai giganti. Gli edifici sono completamente piatti e i detriti sono sparsi come piccole briciole di pane. In lontananza puoi vedere altri giganti che si svegliano sulla spiaggia e ti fissano. Possono sentire l'odore dell'umana sulla tua spalla e iniziano a inseguirti. Hanno anche un aspetto strano e caratteristiche insolite. Non c'è posto per nascondersi all'aperto, quindi vai in montagna. Laggiù ti nascondi nella valle vicino a una grande cascata. Ti accorgi che la tua pelle inizia a cambiare colore e ti confondi con l'ambiente. Ogni gigante ha una caratteristica unica. A quanto pare la tua è la pelle camaleontica. La donna sulla tua spalla sta dormendo. La guardi e inizi a provare affetto, come se guardassi un animale domestico. Non sei uguale agli altri giganti. Non bravi la distruzione. Vuoi aiutare gli umani? Senti dei giganti che camminano in lontananza. Dai un'occhiata e vedi alcuni nuovi giganti che sono tre volte più grandi di te. Stanno pattugliando in giro per cercarti e si stanno avvicinando. Fai accidentalmente un po' di rumore e ti vedono. Cominciano a correrti dietro, tu ti alzi e inizi a scappare. Stai correndo su un terreno accidentato. Alcuni altri giganti saltano davanti a te, mentre quelli che ti seguono stanno dietro di te.
Sei circondato da 5 giganti che sono tutti 3 volte più grandi di te. Metti la donna in un posto sicuro e ti prepari a proteggerti. Cercano di colpirti su tutti i lati, ma tu salti e li schivi. Il più grande ti mette le mani addosso e cerca di immobilizzarti, ma tu scivoli via e lo spingi lontano. Gli altri cercano di prenderti, ma tu ti muovi ed eviti la loro presa. Vedi una ripida scogliera e vai laggiù mentre ti seguono. Dai le spalle alla scogliera mentre si avvicinano a te. Ti saltano addosso, ma tu ti abbassi. Cadono dalla scogliera e nell'oceano. Il più grande è ancora lì, perché è riuscito a prevedere le tue mosse. Uno contro uno, ma non hai possibilità contro di lui. Puoi sentire l'odore della donna che cerca di scappare dai giganti diretti verso di te. Il colore della tua pelle cambia e scivoli attraverso il gigante Alfa, correndo verso la donna per salvarla. L'Alfa non è veloce come te, quindi puoi facilmente superarlo. Ma la fuga precipitosa sta per travolgere la donna. Salti davanti ai giganti e la afferri. Gli altri giganti sono spaventati e arrabbiati perché l'hai salvata. Tutti i giganti ora sanno di te e sono pronti a prenderti. Passa qualche giorno e perdono le tue tracce. Ora sei nel mezzo del deserto. La donna è ancora sulla tua spalla. Sei costruita un piccolo rifugio dove dormire senza essere disturbata. Stai facendo del tuo meglio per uscire dal deserto, perché potrebbe vederti chiunque. Sei stanco e hai bisogno di acqua. A malapena trascini i piedi nella sabbia. Ti siedi, cercando di restare cosciente, ma il sole è troppo intenso. Stai sudando molto e sta gocciolando sulla donna. Cerca di parlare con te, ma non riesce a capire cosa ti dice. Ti stai indebolendo e non puoi più muoverti. È solo mezzogiorno, quindi il sole è al suo apice. Crei un posto all'ombra per la donna con la tua mano per proteggerla dal sole cocente. Il giorno passa e arriva la notte. Hai passato tutto il giorno al sole e ora sei al freddo del deserto. Si gela. Prendi la donna tra le mani per creare una cupola calda e proteggerla dal vento freddo. È buio pesto e non sai dove stai andando. Continui a camminare e a calpestare dune di sabbia ovunque tu vada. È di nuovo giorno. Vedi una grande impronta di un gigante come nessun altro. Sembra anche più grande di quello della scogliera. Scappi più velocemente che puoi, ma non c'è nessun posto dove nascondersi. Improvvisamente lo vedi. Torreggia su ogni altro gigante che tu abbia mai incontrato. Sta dormendo e traendo energia dal sole. Alcuni giganti sono abituati a climi e terreni diversi. Questo è alto e può raggiungere il sole per avere più luce solare. Ti giri intorno in punta di piedi, assicurandoti di non svegliarlo, ma può sentire tutto ciò che lo circonda. È sorpreso e inizia a inseguirti finché non raggiungi l'oceano. Non è un fan dell'acqua, quindi rimane in superficie, urlando mentre nuoti. Finalmente ce l'hai fatta! Hai creato un simulatore che ti consente di creare un te virtuale nelle app per apprendere più velocemente. Colleghi il telefono al simulatore, apri Google e indossi un casco con occhiali per avere una vista a 360 gradi. Dopodiché chiami tua sorella per attivare la macchina. Non ti risponde, quindi vai a cercarla in camera da letto e la trovi che fa un balletto per una challenge su TikTok. La prendi un po' in giro e le chiedi insistentemente di aiutarti ad attivare il macchinario al piano di sotto. Ti segue mentre continua a usare TikTok. È un po' infastidita e senza che tu te ne accorga ti cambia la home page del telefono mettendo TikTok. Poi attiva la macchina. Sei nella simulazione, ma qualcosa non va. Stai attraversando un condotto spazio-temporale virtuale. Vedi tutte le icone delle app attorno a te finché non finisci a faccia in giù su una superficie scura. Sei spaventato, ti batte forte il cuore. Ti guardi intorno e ti rendi conto di essere in una stanza con uno schermo davanti che ti chiede il tuo nome utente. Gridi a più non posso, chiedendo di farti uscire, ma c'è una luce rossa che continua a lampeggiare. Ogni parola che dici viene rilevata dallo schermo che la visualizza come nome utente e ti chiede di accettare per procedere. Accetti e uno dei muri si apre. Il tuo nome utente è Fammi uscire. Varchi la soglia di una città futuristica piena di luci viola e blu e alte torri con schermi che riproducono ininterrottamente video di TikTok.
La torre più alta mostra i video più di tendenza oggi, mentre sulle altre torri vengono riprodotti altri video virali. Imbocchi la strada che ti trovi davanti. Arrivi in mezzo a una folla di gente in una Times Square virtuale. Hanno tutti una bolla che gli fluttua sopra con scritto nome utente e bio. C'è anche il loro numero di follower. La maggior parte delle persone ha pochi followers. Hanno lo stesso aspetto della foto profilo. Ti guardano tutti, dato che sei l'unico a non essere un avatar, bensì un essere umano in carne ed ossa. Vedi due ragazze in piedi, una di fronte all'altra, immobili. Vedi che sulle loro bolle cambiano i numeri. Ora si seguono su TikTok. All'improvviso si fermano tutti a guardare la ragazza il cui profilo diventa verificato. Le appare il tick blu nella bolla e sparisce. Corri verso la ragazza che gli ha messo il follow per capire cos'è successo. Sei l'unico che parla a voce alta, tutti gli altri comunicano in DM. Capisci che devi stare fermo e attendere che qualcuno accetti il tuo DM. La persona con cui stai parlando riceve il tuo messaggio e lo blocca. Tenti di avviare di nuovo la conversazione, ma la ragazza si blocca e poi se ne va. Ti accorgi che alcuni ti guardano in modo strano. Cominciano a seguirti, sono ovunque. Acceleri il passo e sparisci in una folla di persone, così non riescono a trovarti. Dopo un po' ti immergi in un vicolo e trovi un bar sotterraneo. Entri e vedi un gruppo di persone sedute che non fanno niente. Provi a parlare con alcuni di loro, ma non rispondono. Che strano comunque, non hanno volto. Nessuno di loro ha follower e proprio non sembrano dare segni di vita. Se provi a comunicare con loro, si limitano a mostrare degli annunci pubblicitari. Guardi lo schermo nella stanza. Sopra c'è la tua faccia. TikTok ti sta cercando. Senti bussare alla porta e una decina di persone si riversa nel bar. È la security di TikTok. Ti stanno dando la caccia. Apri una porta ed esci. Ora sei all'interno di un edificio in cui abitano molti di questi robot. Sono dietro di te e si stanno avvicinando. Raggiungi un vicolo cieco con una finestra. Ti giri e vedi la security che ti corre incontro. Non hai altra scelta, devi saltare giù dalla finestra. Inizi a correre e ti schianti sul vetro. Atterri sul tetto di un edificio vicino. Sulle torri ora c'è il tuo nome utente e la tua foto profilo. Non hai assolutamente idea del perché ti stiano cercando. Imbocchi un altro vicolo e ti nascondi in un angoletto buio. Forse li hai seminati. Controlli le impostazioni per capire perché sei la persona più ricercata su TikTok. A quanto pare sei un utente non valido. L'app ti percepisce come un problema tecnico in grado di danneggiare TikTok. Certo, è solo la sicurezza informatica di TikTok che lavora per intercettare eventuali bug o cyberattacchi. Apri le impostazioni, ma non puoi fare nulla perché hai l'account bloccato. Clicchi su cerca e digiti il nome di tua sorella. Lei è verificata, ha una spunta blu, quindi sarà difficile da rintracciare. Torni indietro e provi a cercarla. Lasci il vicoletto in cui ti eri nascosto e torni tra la folla. Non puoi agire in modo sospetto, altrimenti attirerai l'attenzione su di te. Raggiungi hashtag Avenue, dove si trovano tutti i video di tendenza. Finora nessuno si è accorto della tua presenza. Gli hashtag più popolari sono in cima. Una bella passeggiata per arrivarci. Ne scorri un bel po', ma non riesci a trovare tua sorella. Poi ti ricordi che stava ballando, quindi controlli l'hashtag Dance e provi a localizzarla. Scopri che il video che stava facendo prima è uno dei più virali. Eccola, trovata! Ma la sicurezza ti blocca e ti insegue lungo hashtag Avenue. Appari casualmente in vari video di tendenza. Raggiungi un vicolo cieco e... la sicurezza ti cattura. Ti portano in una stanza in cui cercano di ottenere informazioni da te. Pensano che tu sia un bot, ma gli spieghi più e più volte che in realtà hai inventato un macchinario per clonarti ed entrare virtualmente su TikTok. Non se la bevono. Alla fine cercano di tirarti fuori da lì, ma non funziona. Cercano di capire come muoversi, ma ancora non ti lasciano andare. Mentre ti trasferiscono in un'altra struttura, riesci a sfuggirli e sgattaglioli via, alla ricerca di tua sorella. Stavolta devi essere ancora più sveglio. TikTok ti sta cercando. Gli utenti ti hanno visto negli hashtag, quindi hanno le antenne ben spiegate. Dal nulla spuntano delle telecamere giganti, stanno cercando di beccarti.
Un solo errore e rimarrai bloccato su TikTok per sempre. Fai un ultimo tentativo per raggiungere tua sorella. Trovi un cappello e una giacca e ti travesti. Non puoi più interagire con nessuno perché potrebbero rilevare le tue attività. Ma devi assolutamente cogliere questa occasione e farti dare una mano a uscire. Alla fine torni su hashtag Avenue alla ricerca di tua sorella. Trovi alcuni dei TikToker più famosi che chiacchierano tutti insieme. In mezzo a loro c'è anche lei. È pieno zeppo di security, quindi fai di tutto per passare inosservato. Dopodiché ti avvicini lentamente a tua sorella e la prendi da parte. Attivi la chat e le chiedi di scendere nel seminterrato e di scollegarti dal sistema. Ma prima che tu possa finire di spiegarle come fare, le guardie della security si precipitano verso di te e iniziano a seguirti. Stavolta hai tutte le videocamere puntate e non sai proprio dove andare. Ti arrendi alla sicurezza e ti portano in una stanza chiusa a chiave da cui non puoi scappare. Rimani lì, tutto preoccupato. Ti sfreghi i palmi delle mani e fai ciondolare le gambe. Sei tesissimo. Non sai se tua sorella ha recepito tutto il messaggio o no. Intanto le ore passano. Niente. Forse hai fatto un disastro. Ma all'improvviso ricevi una notifica da tua sorella. Provi a scrivere, ma non succede nulla. Che strano, tutto intorno a te trema, i muri iniziano a muoversi e ti rivelano il mondo reale. Finisci in un tunnel spazio-temporale e... ti risvegli nel tuo laboratorio. Hai il respiro affannato e cerchi di mettere insieme i pezzi. Cos'è successo? Ti senti come se fossi stato su TikTok per mezza giornata, e invece è passata meno di mezz'ora. Ti sei ripreso e la prima cosa che vedi è tua sorella che ti riprende col telefono. Ha un sorriso a 34 denti. Non lo sa mica lei cosa hai passato. Circa 8 miliardi di abitanti del pianeta hanno scoperto la stessa terribile notizia in un giorno. Qualcuno l'ha visto in TV, altri l'hanno scoperto sul telefono, scrollando i social o ascoltando la musica. Alcuni hanno assistito a questa notizia in sogno mentre dormivano. È stata data in tutte le lingue per assicurarsi che raggiungesse tutti. Ho una buona e una cattiva notizia per voi. Iniziamo con la cattiva. Siete tutti personaggi di un video di YouTube in cui assistete alla luna che si spezza a metà. Per il pubblico sarà solo una storia, ma per voi questo evento diventerà realtà. La buona notizia è che... stavo scherzando, non c'è una buona notizia. Ma non vi preoccupate, sul vostro pianeta non si scatenerà un'apocalisse. Forse solo un po', ecco. Buona giornata. All'inizio l'intera popolazione va nel panico. Poi qualche giorno dopo tutti si calmano. Forse è stata un'allucinazione di massa e non succederà nulla di grave alla Luna. Per ora gli scienziati hanno scoperto la minaccia. Un meteorite colossale sta volando verso di noi dalle lontane profondità dello spazio. Questo meteorite è super veloce e piuttosto piatto, ma ha spigoli affilati. Per fortuna mancherà la Terra di qualche chilometro, ma la Luna non sarà così fortunata. Il meteorite colpirà l'unico satellite naturale della Terra proprio al centro. Quindi colpisce la Luna, evitando il nostro pianeta, e vola nello spazio remoto. Nessuno riesce a distogliere lo sguardo dalla Luna. Il meteorite l'ha tagliata perfettamente a metà, in modo chirurgico e indolore. E ora che facciamo? La nostra Terra sopravvivrà a questo evento? Il nostro satellite si divide in due parti uguali, che però non si separano. La gravità della Luna li tiene insieme come una calamite. Gli scienziati sono sicuri che le due parti si riuniranno in un paio di miliardi di anni e che la Luna tornerà ad essere la stessa di prima. Per fortuna, comunque, le persone sulla Terra non ne subiranno alcun effetto. Questa notizia si celebra in tutto il mondo. Quello che si diceva non era vero. Ma poi arriva un altro problema. Un enorme meteorite a forma di scarpa, proveniente dallo spazio più remoto, si sta dirigendo verso di noi. Entra nel nostro sistema solare e si avvicina alla Terra ad alta velocità. Lo stivale spaziale si schianta contro una metà della Luna e poi vola via. Ora la Luna si sta decisamente spezzando in due. La prima metà rimane allo stesso posto, ma la seconda vola verso di noi. Sulla Terra si verifica una piccola pioggia di meteoriti, a causa dei frammenti di Luna che cadono giù. Ma non è così grave. La maggior parte di queste rocce brucia nell'atmosfera, ma la metà spaccata della Luna, ormai distrutta, viaggia nell'orbita del nostro pianeta.
Si forma così una cintura di rocce e ora la Terra è come Saturno. I frammenti rotanti distruggono parte dei nostri satelliti artificiali. Le comunicazioni e internet non funzionano bene e per ripristinare una connessione stabile si impiegano un paio di anni. La Stazione Spaziale Internazionale non esiste più. Per fortuna gli astronauti sono riusciti a tornare sulla Terra prima che la metà della Luna si schiantasse su di loro. Quindi attorno al pianeta gravitano rocce, mentre l'altra metà della Luna è rimasta lì. La vita non cambia granché nei primi giorni, ma chi vive sulle coste ne nota le conseguenze. La Luna influenzava le maree. Gravitando attorno alla Terra faceva sì che gli oceani assumessero una forma ovale. Sul lato della Terra a cui la Luna si avvicinava si formavano alte maree. Sul lato opposto, invece, riflussi. Ora cambia tutto. La metà rimasta della Luna attira meno acqua. La Luna ha perso metà del suo peso, ha iniziato ad avvicinarsi alla Terra e la sua forza gravitazionale è più debole. Gli uccelli marini, molte specie di pesci, tartarughe marine e altri animali costieri potrebbero non sopravvivere a questi cambiamenti. Il loro istinto naturale, associato alla Luna, gli permetteva di capire quando procacciarsi il cibo, riprodursi e volare verso sud. Ad esempio, le piccole tartarughe aspettano la forte marea del mattino, corrono verso l'acqua, ma l'acqua non le raggiunge. Non riescono a raggiungere l'oceano in tempo e diventano pasto per i gabbiani. I granchi non riescono a deporre le uova perché la marea è iniziata prima del solito. Nei boschi i lupi impazziscono, ululano forte ogni notte senza smettere. Anche il corpo umano avverte un po' di disagio. Molti hanno una pressione sanguigna troppo bassa o alta e alcuni soffrono di forti mal di testa. La metà della Luna modifica l'intero ecosistema del pianeta. L'adattamento alle nuove condizioni richiederà diverse decine, forse centinaia di anni. Passano un paio di settimane e ci si rende conto che i giorni ora sono più brevi. La Luna rallentava la rotazione terrestre e faceva sì che il giorno durasse 24 ore. La Terra ora gira più veloce e notte e giorno si alternano con una frequenza più rapida. La velocità di rotazione terrestre è aumentata e ha ridotto il numero di ore al giorno a 15. Le persone soffrono di insonnia o dormono troppo. Gli orari di lavoro cambiano in tutto il mondo. Prima si andava in ufficio alle 9 e si usciva alle 18, mentre ora si arriva alle 7 e si stacca alle 14. Si dorme meno e la gente non ne è contenta. I progressi rallentano per l'orario di lavoro ridotto. Le tecnologie del futuro sono ora in ritardo di 20-30 anni. La paga oraria rimane la stessa, quindi i dipendenti vengono pagati meno perché lavorano meno ore. La Luna dava stabilità al pianeta e al clima terrestre. Guarda Marte, ha due piccole lune che gli girano rapidamente intorno e lo fanno ruotare sul suo asse. Di conseguenza, sul pianeta rosso si verificano spesso forti venti, tempeste di sabbia e temporali. Ora, la metà della Luna che si è avvicinata a noi destabilizza la rotazione terrestre, cambiando le temperature stagionali. Nei posti caldi fa più caldo, mentre nelle regioni fredde infuriano tempeste di neve. Ci sono acquazzoni brevi e massicci, anziché tempo soleggiato. Una leggera brezza può trasformarsi in uragano e piccole onde possono dar vita a uno tsunami. Le stagioni cambiano più in fretta. Gli inverni sono più freddi e le estati più calde. La modifica della rotazione della Terra influisce sul suo campo magnetico. Dato che ora bussole e sistemi di navigazione sono instabili, bisogna ricalcolare dove si trovano nord e sud. Gli uccelli non sanno come raggiungere il sud in attesa che passi l'inverno, perché non sanno in che direzione volare. La loro bussola interiore è disorientata. Sono trascorse diverse centinaia di anni. Le persone si sono ormai abituate alle nuove condizioni sulla Terra. Sono apparse nuove specie di animali e pesci. Gli uccelli riescono di nuovo a orientarsi grazie alla Luna. L'ecosistema terrestre è stato ricostruito. La paga oraria è più alta e le persone riescono a dormire per 5-6 ore al giorno e a lavorare per 4-5 ore. La riduzione di giorno e notte ha colpito anche il settore dello spettacolo. I film adesso durano un'ora, mentre gli episodi delle serie TV durano 30 minuti. La vita va più veloce? In media, ora si vive fino a 96 anni.
In realtà, il mutare del tempo non è cambiato, è il modo di calcolarlo che si è modificato. Sono trascorse diverse migliaia di anni. Le persone hanno un aspetto diverso. Hanno gli occhi più grandi per assorbire più luce. La metà della luna non brilla come quella intera, quindi le notti sono più buie. L'occhio umano ci ha messo un paio di migliaia di anni a sviluppare la capacità di vedere chiaramente in questa nuova oscurità. Gli animali devono orientarsi meglio con queste nuove condizioni, quindi anche i loro occhi sono diventati più grandi e sensibili. In tutti questi anni abbiamo liberato l'orbita dalle rocce lunari e ora attorno al nostro pianeta volano diverse stazioni spaziali. Tuttora la gente sente quella strana voce che una volta gli aveva detto che erano tutti personaggi di un video di YouTube. Stavolta la voce dice: «La vostra storia finisce qui perché il video è finito». Mi dispiace, ciao ciao!